Bentrovati lettori di Scambi Affari, oggi ci troviamo in compagnia di Luca Fagioni, responsabile del centro per minori La Pergola, che si trova a Olmobello, a Cisterna. Sì. Ecco Luca, parlami un po' della struttura, che cosa si fa all'interno della struttura, chi ospitate? Sì, allora la struttura è qui a Cisterna di Latina ed è strutturata in gruppi appartamenti, ospitiamo circa 40 ragazzi minori. Provenienti da diverse etnie, quindi dal Bangladesh, dall'Egitto, Tunisia, Costa d'Avorio, Ghana, un po' da tutto il mondo. E sono tutti ragazzi che vengono qui in cerca quindi di un sogno, ecco. Intraprendono questo viaggio dai loro paesi per cercare una vita migliore o perché fuggono da guerre o da persecuzioni sia politiche che anche fisiche. E attualmente diciamo l'etnia prevalente è l'Egitto. In virtù dei fatti successi qualche tempo fa in Egitto c'è stata un'importante diciamo, immigrazione da quel paese e quindi abbiamo diciamo, un buon 50% di ragazzi egiziani. E quali attività vengono svolte all'interno della struttura? Sì, allora, l'attività prevalente è la scuola di italiano. Questa è l'unica casa famiglia in provincia di Latina che ha il CTP interno, quindi rilasciamo proprio grazie a un protocollo d'intesa con l'Istituto Garibaldi di Aprilia la certificazione per quindi l'alfabetizzazione della scuola di italiano L2 ed L1 e la preparazione anche per la licenza media. Questi corsi sono aperti anche a utenti esterni del territorio, quindi anche i ragazzi possono venire anche da altre case famiglia o anche maggiorenni. Oltre ai corsi di italiano, che altre attività si fanno dentro? Quali altre attività i ragazzi svolgono nella struttura? Allora, altri corsi che sono stati attivati recentemente è stato attivato il corso di pizzeria e panificazione e di agricoltura e giardinaggio con un protocollo d'intesa con l'Istituto San Benedetto di Latina, quindi l'Istituto Agrario e l'Istituto Alberghiero e la fattoria didattica alla Casa Rossa. Quindi i ragazzi con i docenti dell'istituto stanno frequentando questo corso della durata di circa 60 ore, quindi circa 4 mesi di corso ed è previsto anche il rilascio di una certificazione HACCP e della sicurezza sul lavoro. Altri corsi abbiamo il corso di miele di mielificazione, il corso di computer sempre con un protocollo d'intesa con le scuole di Cisterna, un'alfabetizzazione informatica per i ragazzi diciamo, già in possesso di una buona conoscenza linguistica. Ma a parte l'attività didattica abbiamo anche la parte sportiva, quindi abbiamo la squadra di calcio, la squadra di cricket, abbiamo un campetto da cricket e da calcio nella parte esterna, con circa 3 ettari di aree verdi. Abbiamo un laboratorio di teatro e musica con una nostra band musicale Arte Migrante. Abbiamo cantato in tantissime piazze pontine e non, quindi anche al Teatro Viola, per esempio a Roma, in occasione dell'apertura del Mondialito l'anno scorso. Abbiamo cantato al Forte San Gallo a Nettuno, in Piazza del Popolo a Latina, a Cisterna, nel palazzetto dello sport, davanti a tutte le scuole di Cisterna e anche alla scuola del Maiorana di Latina e via Quarto Frezzotti. Insomma, abbiamo diversi tipi di attività che servono poi a facilitare quello svincolo diciamo, emotivo e relazionale dal centro una volta raggiunta la maggiore età. Quindi diamo in un certo senso la possibilità ai ragazzi al compimento della maggiore età quindi di svincolarsi dal centro in modo meno traumatico e più facile possibile. Quindi dargli diciamo, una sorta di occasione per potersi inserire nel mondo sociale e lavorativo, quindi non senza grandi difficoltà, ma comunque almeno diamo diciamo, la possibilità di realizzare questo sogno che insomma, hanno intrapreso partendo dal loro paese. A questo proposito, una volta raggiunta la maggiore età, i ragazzi che cosa fanno? Che cosa prediligono? Quali aspirazioni hanno? Allora, il compimento della maggiore età quindi, è un discorso un po' delicato, nel senso che i ragazzi che riescono insomma, a inserirsi nel mondo del lavoro vengono assunti dalle imprese locali e anche, diciamo, anche
del nord. Noi abbiamo proprio dei contatti con in Veneto, nelle Marche, con pizzerie e ristoranti, mandiamo il curriculum dei ragazzi che hanno frequentato i corsi di pizzeria, di panificazione o anche quelli di agricoltura e cerchiamo quindi di favorire il loro ingresso quindi nel mondo del lavoro. Per altri ragazzi con più difficoltà invece vengono inseriti in un percorso quindi, per adulti, quindi in centri per adulti, dove riescono poi piano piano a cercare anche lì lavoro sul territorio romano. E certo, le loro aspirazioni sono quelle di crearsi una famiglia qui in Italia, di avere dei figli e di vivere come i ragazzi italiani. Se avete fatto un sondaggio, insomma, parlando con i ragazzi, loro qua una volta venuti qua in Italia, insomma, partono dai loro paesi di origini con un sogno, venendo qua in Italia, ecco, come affrontano la realtà? Si trovano bene qua in Italia o magari sono rimasti delusi, non so, qualcosa del genere? Beh, considerando che i ragazzi quindi sono minori, quindi non hanno l'appoggio delle famiglie di origine, certo non è semplice. Quindi noi cerchiamo comunque di dare un riferimento qui nella struttura, che poi noi non la chiamiamo struttura, ma la chiamiamo casa, perché per noi è una casa. Quindi i ragazzi, diciamo, tra virgolette, mamma e papà, siamo insomma, ecco. Sono gli educatori Sì. e sono io responsabile, quindi diciamo per qualsiasi necessità vengono da noi. Le aspirazioni, certo, alcune volte vedendo anche le televisioni italiane, soprattutto quelle che vengono dalla Tunisia, dall'Egitto, hanno delle aspirazioni pensando che qui la vita è facile. Però insomma, alcune volte rimangono delusi, sì, però altre volte quando fuggono per esempio da persecuzioni, da guerre, diciamo che qui vedono una sorta di la possibilità di avverarsi quello che è poi il sogno della Certo. loro vita, quindi di lavorare, di crearsi una famiglia e quindi di vivere in tranquillità. In conclusione, se ci vuoi lasciare dei recapiti della casa, Sì, della allora pergola. la casa famiglia si trova a Cisterna, in località Umobello. Abbiamo un sito internet dove potete vedere tutte le attività che noi facciamo, è www.centrolapergola.it, dove ci sono anche i recapiti telefonici. Se ci volete venire a trovare, siete i benvenuti. Anche un'occasione per creare anche uno scambio culturale tra i ragazzi e il territorio.